Bene, possiamo iniziare questa udienza pubblica. Spetta a me rivolgere con particolare entusiasmo il saluto al nuovo giudice costituzionale, professor Marco D'Alberti. Il saluto è mio, ma anche a nome di tutto il collegio. Professore emerito dell'Università Sapienza di Roma, già professore ordinario nella Facoltà di Scienze Politiche e dal 2007 presso la Facoltà di Giurisprudenza, prima di approdare a questa università, la Sapienza, ha insegnato per un breve periodo all'Università di Camerino, poi nell'Università di Ancona, nella Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ed è stato anche Senior Research Fellow della Scuola Superiore di Studi Avanzati dell'Università Sapienza. È intensa la sua presenza sulla scena internazionale in luoghi di riconosciuta eccellenza. Visiting Scholar nelle Università di Cambridge, di Harvard, Research Fellow presso la Law School dell'Università di Yale, ha insegnato anche all'Università di Parigi per molti anni, ha insegnato presso la Law School della Columbia University a New York. È presente in molte accademie e associazioni internazionali, è componente di molti comitati scientifici, tra tutti, tra le tante collaborazioni, voglio segnalare in particolare quella con l'Enciclopedia Giuridica e la co-direzione della Treccani Online, è componente del Consiglio Scientifico dell'Istituto dell'Enciclopedia Italiana. Molteplici i suoi incarichi in commissioni di studio e di consulenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso vari ministeri. È stato anche consigliere del CNEL, componente della Commissione per la Garanzia dell'Informazione Statistica, presidente della Commissione per l'Innovazione Amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, componente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e del Consiglio dell'ISVAP, nonché dell'Advisory Board dell'Autorità di regolazione dei trasporti, consigliere superiore della Banca d'Italia, presidente del Consiglio Superiore dei Beni Culturali e Paesaggistici. E vi assicuro che il mio elenco non è esaustivo. È autore di numerose monografie di diritto amministrativo, tra le quali, oltre alla sua prima sulle concessioni amministrative, spicca, anche questa selezione è mia personale, sicuramente tralascia altre opere importanti, spicca il libro dal titolo Poteri pubblici e mercati e globalizzazione e poi le lezioni di diritto amministrativo costantemente aggiornate. È impossibile elencare tutte le sue pubblicazioni, molte in opere collettanee e in riviste scientifiche. Voglio segnalare in particolare uno scritto sul metodo della comparazione nel diritto amministrativo che è apparso nell'Oxford Handbook of Comparative Administrative Law a cura di veri e propri giganti della materia. La Corte Costituzionale accoglie uno studioso dal profilo elevatissimo, non solo per il prestigio dei suoi maestri accademici. Ha iniziato i suoi studi, come è noto, con Massimo Severo Giannini e alla sua figura ha dedicato molte pubblicazioni, fra cui l'opera collettanea L'unità del diritto, Massimo Severo Giannini e la teoria giuridica, ma soprattutto per l'originalità del contributo che ha offerto e per l'impulso che ha saputo imprimere all'avanzamento dei settori disciplinari da lui privilegiati. Voglio sottolineare questo punto. La sua competenza è stata sapientemente trasfusa negli ambienti istituzionali che ha attraversato. Ho usato prima il plurale perché ho detto settori disciplinari. Questo perché la ineludibile dominanza del diritto amministrativo non fa ombra alla sua competenza in altri campi, per esempio il diritto della concorrenza, quello degli appalti pubblici, non solo, si è occupato molto di dirigenza pubblica e di corruzione. E tra l'altro nei percorsi di ricerca del professor D'Alberti si collocano lo studio delle privatizzazioni delle società pubbliche e delle autorità amministrative indipendenti, in cui il filo conduttore
è rappresentato dalla sinergia, dal rapporto sinergico tra pubblico e privato, un tema, questo è un percorso non privo di attualità. All'inizio ho esordito dicendo che il mio è un saluto particolarmente entusiasta, ma se posso aggiungere un aggettivo che forse è inusuale in un'occasione rituale come questa, è anche un saluto affettuoso, perché ho avuto la fortuna di incrociare il prestigio accademico e professionale del professor D'Alberti in anni molto propositivi per le discipline che abbiamo privilegiato nei nostri studi. La privatizzazione del lavoro pubblico ha indotto gli studiosi di diritto del lavoro a un confronto costante, se posso dire molto fecondo, con gli studiosi del diritto amministrativo, in particolare con quelli di loro che si sono occupati di lavoro, di temi del lavoro. E infatti importanti riviste di diritto del lavoro hanno ospitato scritti del professor D'Alberti. Fra queste mi piace ricordare un articolo che addirittura risale al 1975 sui contratti a termine nel pubblico impiego, pubblicato nella storica rivista giuridica del lavoro. E poi ancora scritti sulla legge quadro sul pubblico impiego e sugli accordi sindacali nel pubblico impiego, in dialogo con Andrea Orsi Battaglini, un amico comune che ricordiamo sempre con molto rimpianto. E poi non posso non citare l'intervento al convegno in ricordo di Massimo D'Antona presso l'Università di Roma La Sapienza, dal titolo La concertazione tra Costituzione e amministrazione, pubblicata in Quaderni Costituzionali. Queste citazioni di luoghi, e spero me lo consentiate, anche di persone, hanno, per così dire, permesso a me di conoscere Marco D'Alberti incrociandolo in percorsi comuni e mi consentono di esprimere quindi un giudizio ravvicinato sulla qualità, oltre che sulla sua umanità, quindi qualità scientifiche e umanità. Chiudo dicendo che il professor D'Alberti è uno studioso dialogante, aperto alle contaminazioni disciplinari, come dimostrano le sue molte pubblicazioni, i suoi molti interessi, curioso, innovativo e, se posso aggiungere, instancabile. Applicherà ora le sue molte doti al dialogo fra giudici nel collegio della Corte Costituzionale. Sono certa che farà crescere la nostra coscienza collettiva con i suoi toni pacati e incisivi. Benvenuto e molti auguri da parte di tutti noi. Do ora la parola all'avvocato Massimo Luciani, che porgerà il suo saluto, anche a nome degli avvocati del Libero Foro, alla Presidente e al nuovo giudice. Grazie, professor Luciani. Grazie, signora Presidente. È stato scritto in un saggio dedicato al diritto del lavoro italiano nel rapporto con quello europeo, cito, che fin dagli inizi degli anni 50 la dottrina italiana si interroga circa l'autonomia della materia e rincorre una terza dimensione per superare e risolvere un inutile quanto sterile dualismo fra una sua anima pubblica ed una sua contrapposta anima privata. Si ricordava nello scritto in questione l'indirizzo che aveva dubitato della fondatezza di quella che, come sappiamo, è chiamata la grande dicotomia, vero? E si aggiungeva questo, cito, in quel contesto si indicò il diritto del lavoro come una delle discipline emergenti che sono più adatte a mettere in crisi una tale dicotomia. Ebbene, quel saggio, signora Presidente, coglieva lucidamente un serio profilo critico delle dottrine tradizionali del diritto e registrava, razionalizzandolo, un processo di avvicinamento fra diritto privato e diritto pubblico che la grande dicotomia cosiddetta non era in grado di spiegare. La studiosa che aveva saputo cogliere così bene quel processo è ora chiamata a presiedere la Corte Costituzionale, e cioè proprio l'organo nella cui giurisprudenza i segni del logoramento della grande dicotomia sono stati messi da tempo in evidenza con grande nettezza. Pensiamo, per fare soltanto due esempi, alla giurisprudenza sul maso chiuso, a quella sugli usi civici. I tratti giusprivatistici e quelli giuspubblicistici vi si sovrappongono di continuo, dando ragione a quel rilievo critico che è stato enunciato ormai 20 anni or sono, lo scritto era del 2003.
del rifiuto di accettare supinamente le ricostruzioni dogmatiche tra Latizia, del resto ella, signora Presidente, non ha dato prova soltanto nei contributi scientifici che hanno segnato una prestigiosa carriera accademica, mi consenta di dire come avrebbe potuto essere altrimenti per un allieva di Gino Giugni, ma anche nelle pronunce da lei redatte nel corso dei quasi 8 anni di mandato di giudice costituzionale che sin qui sono trascorsi. Beh, certo, sappiamo bene del principio di collegialità, vero? Ecco. I giudici della Corte non si stancano mai di ribadire la collegialità dei lavori della Corte, ma sappiamo bene anche che la funzione del redattore e del dattore è cruciale e che il segno della sua personalità giuridica resta impresso sulle sentenze che ha scritto. Ebbene, ferma restando questa doverosa considerazione generale, come non ricordare almeno una delle sue pronunce, signora Presidente, cioè di quelle da lei redatte? Ho scelto di soffermarmi rapidamente, considerata la doverosa sinteticità che è imposta dalle esigenze dell'udienza pubblica, ovviamente, soffermarmi su una sentenza, la numero 259 del 2019, che non ha nulla a che vedere con i temi che le sono stati e le sono cari nella sua attività scientifica, ma che appare comunque particolarmente significativa per ragioni che cercherò di dimostrare. Con quella sentenza è stato definito un conflitto d'attribuzione fra Regione e Stato, originato da un provvedimento di una commissione disciplinare medica di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, provvedimento che aveva sanzionato un medico, all'epoca assessore regionale, per aver proposto e poi contribuito ad approvare una delibera di giunta regionale ritenuta illegittima. L'esito della controversia è noto. La Corte ha accolto il ricorso e ha dichiarato che non spettava allo Stato e per esso alla commissione disciplinare adottare l'atto oggetto di contestazione. Ma da dove viene il peculiare interesse di questa pronuncia? Certo, essa è finemente argomentata, è ricchissima di riferimenti ai precedenti indirizzi della giurisprudenza costituzionale, che peraltro sono costantemente inquadrati nel contesto della vicenda concreta sottoposta allo scrutinio della Corte, ma non è solo questo il punto. Il punto, a me sembra, è soprattutto che tale vicenda ne evoca e ne ricorda dappresso una molto più antica, che condusse a quello che quasi unanimemente viene considerato il primo caso di judicial review of the legislation. Mi riferisco al Bonham's case del 1610, perché anche allora, come si sa, si trattava di una delibera di un collegio professionale, era il College of Physicians londinese, physicians, ma erano medici, insomma, sì, sappiamo. E anche allora si ravvisò nella delibera scrutinata l'esercizio di un potere in realtà non posseduto, ma con una decisiva differenza. Allora c'era l'intermediazione della legge che quel potere riconosceva ancorché in contrasto con il law of the land, e quindi occorreva che quell'intermediazione fosse rimossa, dichiarando la legge void. Cosa significhi void? Poi sappiamo che è oggetto di dibattito tra i traduttori italiani di questo aggettivo, il che fu esattamente quanto fece Sir Edward Coke, pronunciando lo storico dictum che tutti gli studiosi di giustizia costituzionale conoscono, no? Appears in our books, nella prosa magnifica del 1600, books è scritto maiuscolo, e sometimes shall judge them to be void, quando c'è un contrasto tra lo statute e la legge della terra, quando è ripugnante o impossible to be performed l'atto che è sottoposto al giudizio del giudice, allora prevale common law. Oggi, signora Presidente, la giurisdizione costituzionale è ben assestata e non c'è certo più bisogno di statuizioni ardite per affermarne le prerogative, perché ardita era quella statuizione dei Coke, indubbiamente. Ma proprio per questo il lontano precedente andava ricordato, perché ci mostra quanta strada sia stata percorsa da allora, dai primi passi tracciati da Sir Edward Coke. Altra strada ancora andrà percorsa, signora Presidente, ma la Corte saprà viaggiare con sicura decisione, grazie a una presidenza saggia, quale la sua saprà sicuramente essere. Ed è dunque per me un grande onore salutarla a nome del Libero Foro, nel momento in cui inizia il suo mandato di Presidente della Corte Costituzionale, diciamo all'alba di questa sua nuova e prestigiosa esperienza. Un grande onore, ribadisco, ma se me lo consente il Collegio, anche un grande piacere personale che reclama un altrettanto personale e affettuosissimo saluto che ora, signora Presidente, mi permetto di porgerle. E, signora Presidente, se me lo consente, vorrei aggiungere che grande è l'onore, è grande il piacere
personale, anche per il saluto che a nome del Libero Foro sono chiamato a rendere al professor Marco D'Alberti, ora nominato giudice della Corte Costituzionale. Abbiamo frequentato con il professor D'Alberti le medesime aule della Facoltà Giuridica della Sapienza Romana e ci siamo formati entrambi nelle atmosfere di quell'istituto di diritto pubblico, istituto, vero? Perché ci intestardiamo a chiamarlo istituto, la denominazione ufficiale sarebbe sezione, ma nessuno di noi, che io sappia, chiama sezione, con la guida impareggiabile di due maestri, che la stessa ha ricordato, il primo almeno, signora Presidente, quali Massimo Severo Giannini, per il professor D'Alberti, e Aldo Mazzini Sandulli, per chi vi parla. Non sono anni che si dimentichino facilmente, non sono anni che non abbiano lasciato una traccia, e quanto profonda, sulla formazione scientifica di chi li ha vissuti, vero? Dopo quegli anni il professor D'Alberti ha percorso una luminosa carriera accademica che la signora Presidente ha già tratteggiato, passando dall'Università di Camerino e di Ancona, dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, dalla Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza, sino a tornare alla casa madre, diciamo, la Facoltà di Giurisprudenza del medesimo Ateneo, nel 2007. Ma non solo accademico è stato il suo percorso, poiché egli ha servito in più occasioni le istituzioni. E la signora Presidente ha ricordato un fitto elenco anche incompleto, io mi limito a ricordare la carica di consigliere del CNEL dal 95 al 97, quella di componente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato dal 97 al 2004, quella di componente dell'advisory board dell'autorità di regolazione dei trasporti dal 2014. Incarichi tutti di grande prestigio e delicatezza, assolti con lo scrupolo, la passione e l'intelligenza giuridica che l'intero nostro mondo riconosce al professor D'Alberti. Allora, ancor più meritevole a fronte di questi obblighi istituzionali, si rivela l'intensa produzione scientifica del professor D'Alberti. Dalla prima prova di particolare impegno, mi riferisco alla nota monografia sulle concessioni amministrative, pubblicata nel 1981 in Napoli per i tipi dell'editore Iovene, sino alle importanti lezioni di diritto amministrativo per i tipi dell'editore torinese Giappichelli nel 2012, la prima edizione, strumento preziosissimo, ci terrei a dire, non solo per gli studenti, ma anche per gli studiosi. Questo però senza considerare le tante curatele, gli innumerevoli contributi in rivisti e volumi collettanei che spaziano un po' su tutto il territorio del diritto pubblico, dall'impresa pubblica al pubblico impiego, ecco l'interesse per il diritto del lavoro, dalla giustizia amministrativa alla delicata questione della corruzione, dai beni pubblici ai principi generali del diritto amministrativo. Si avverte nelle sue opere la matrice della prestigiosa scuola cui egli appartiene. Ma su quella matrice è costruita una originalità di pensiero e una vivacità di indagine che troviamo solo in coloro che meglio sanno raccogliere la lezione dei maestri, proiettandola nel presente e nel futuro con autonomia di pensiero e capacità di elaborazione e riflessione del tutto personale. La nomina a giudice costituzionale costituisce indubbiamente un nuovo punto di approdo, il meritato riconoscimento di un percorso così variegato e complesso. Al nuovo impegno, il professor D'Alberti si accosta col cospicuo bagaglio di esperienze e di cultura che ho sommariamente cercato di descrivere, anche qui nei rigorosi limiti delle esigenze dell'udienza, in un momento così tormentato della storia del mondo, nel quale la garanzia dei diritti e dei doveri, il presidio dei corretti rapporti fra i poteri costituzionali, il giusto equilibrio fra diritto interno e diritto sovranazionale e internazionale che dovranno essere assicurati dalle corti, saranno tanto più preziosi quanto maggiori saranno le sfide poste da inusitate condizioni di stress degli ordinari equilibri del mondo. Quel bagaglio di esperienze e di cultura sarà il saldo piedistallo sul quale il nuovo giudice saprà costruire il suo contributo alla giurisprudenza costituzionale con la sapienza e l'equilibrio che gli sono da tutti riconosciuti. A lei, carissimo professor D'Alberti, il saluto rispettoso degli avvocati del Libero Foro, nel cui nome ho l'onore di parlare, ma anche il mio personale, anche qui, affettuoso saluto, memore degli anni della nostra formazione, che sono lontani nel tempo, ma noi sempre così cari e così presenti. Grazie, professor Luciani. Do ora la parola all'Avvocato Generale dello Stato, Gabriella Palmieri, che rivolgerà anche lei a nome dell'Avvocatura Generale dello Stato il saluto alla nuova Presidente e al nuovo giudice. Grazie, signora Presidente. Signora Presidente, signori giudici, la cerimonia odierna, come tutte le altre analoghe, è importante e ricca di significato per la Corte e lo è stato sottolineato più volte anche dai suoi predecessori. Quindi è un grande onore per me potermi associare
ai rallegramenti e alle espressioni di stima già rivolti da lei nei confronti del giudice D'Alberti e dal professor Massimo Luciani nei confronti di lei, signora Presidente, e del neo giudice D'Alberti, a nome dell'Avvocatura dello Stato e mio personale. La sua brillante e prestigiosa carriera è stata, signora Presidente, ripercorsa durante l'udienza pubblica in occasione della sua nomina nel 2014 e quindi non mi soffermo in dettaglio ed è stata anche ricordata con efficacia da chi mi ha preceduto. Mi piace sottolineare alcuni suoi particolari impegni, come quello con la Commissione europea in numerosi progetti di ricerca e con i quali ha partecipato a gruppi di esperti indipendenti del gruppo d'Avignon sulla partecipazione dei lavoratori nelle società europee e in particolare sottolineare la sua approfondita conoscenza e sensibilità per il diritto europeo che l'hanno portata ad essere designata con decisione del Consiglio dell'Unione Europea del 14 dicembre del 2021 quale membro del comitato istituito per fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale della Corte di Giustizia e del Tribunale. Si tratta infatti di un procedimento complesso, fondamentale, direi cruciale nell'ambito dell'organizzazione giudiziaria della Corte e del Tribunale, che non si esaurisce e non consiste soltanto in una formale valutazione dei titoli posseduti dai candidati a ricoprire tali cariche. E un giudizio molto più ampio e molto più delicato. Vastissima, come è stato ricordato, è la sua opera scientifica, conta numerosissime pubblicazioni anche in lingua inglese e con un percorso accademico istituzionale così denso e così ricco di spunti e di aperture, direi, verso anche il diritto appunto dell'Unione Europea, che posso dire che alcune sentenze che richiamerò solo a grandi linee per la sinteticità dell'odierna mia allocuzione, ma soprattutto perché sono ben note, a cominciare da quella 70 del 2015, che è costituita poi la base, ha fatto da base al successivo decreto legge cosiddetto Salva Italia, il numero 65 del 2015, che ha introdotto una disciplina che con la sentenza 250 del 2017 è stata ritenuta coerente all'assetto costituzionale. Ma quella sentenza contiene anche dei principi rilevanti che trascendono quel caso specifico e sono di grande interesse e di fondamentale importanza anche applicativa, in particolare in momenti di perdurante crisi economica come quello attuale, dove è necessario bilanciare accuratamente le esigenze di mantenimento del limite delle spese pubbliche con la sicurezza sociale. Molte sentenze riguardano la libertà sindacale, la contrattazione collettiva, mi limito ad elencare la 78 del 2015, la 194 del 2018, ancora la 59 del 2021, anche ricostruendo un assetto in tema di licenziamento dei lavoratori molto complesso che con le successive pronunce si è definito nella sua interezza. Vorrei ricordare in particolare poi la sentenza 54 del 2022 perché questa sentenza e i principi in essa affermati in realtà trovano un aggancio, un addentellato molto forte in un precedente della Corte di Giustizia nella causa 350 del 2020 e traspare la sua costante attenzione al mantenimento del rapporto tra il diritto interno e nazionale e quello e il primato e assicurare il primato del diritto dell'Unione Europea. E anche la 67 del 2022 a proposito dell'assegno per i non soggiornanti di lungo periodo e quindi ancora in questa linea di uniformità di trattamento e anche su altre materie come per esempio la 32 del 2021 per assicurare la tutela del minore e quell'attenzione che lei stessa nella conferenza stampa del 20 settembre che ha reso al momento successivo della sua elezione a presidente questa attenzione alle future generazioni e ai minori e questa elencazione così forzatamente sintetica in realtà non è un mero esercizio complessivo, compilativo, ma direi che è un modo efficace per descrivere il suo approccio concettuale e per così dire la sua Weltanschauung e comprendere le linee fondamentali che caratterizzeranno la sua presidenza e soprattutto quella che lei ha felicemente definito in quella conferenza stampa del 20 settembre come
La presenza attiva è molto dialettica con le associazioni delle corti costituzionali, non solo europee ma anche mondiali, sottolineando il sensibile aumento del numero dei rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia. Ed infatti in un recente scritto, credo dell'anno scorso, lei ha proprio sostenuto l'importanza del rapporto con le altre corti e in particolare con la Corte di Giustizia, perché questo dialogo continuo valorizza le sinergie e le interpretazioni osmotiche tra le corti ed è un arricchimento reciproco, è un momento di grande importanza per il progredire anche della stessa giurisprudenza e soprattutto consente appunto di un interscambio culturale tra le corti e questo scambio avviene anche con la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Di recente ad aprile nell'ambito delle solenni celebrazioni della presidenza italiana del Consiglio d'Europa si è svolta la Lectio Magistralis del presidente Robert Spano e in tema appunto di diritti umani e persone vulnerabili e nel suo intervento lei ha proprio sottolineato come il rapporto fra le corti sia di grande rilievo e di proficuo arricchimento reciproco, in particolare in questo argomento. Ricordo che a decorrere dal 1 novembre 2022 la presidenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo è assunta dalla giudice O'Leary, che è una irlandese che succede a un islandese e che è la prima donna a presiedere la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, quindi avrà un dialogo ancora più forte con una corte al femminile per la prima volta nella sua storia. Anche l'impegno nei confronti dei detenuti e l'attenzione appunto alle persone più fragili. Grazie quindi per l'alta opera che ha svolto e che continuerà a svolgere a beneficio di tutti gli operatori del diritto e ne sono certa con quella sobrietà che, come ha ricordato anche nella sua conferenza stampa appunto del 20 settembre, è la chiave dell'autorevolezza dell'istituzione che lei rappresenta e che presiede, così come la trasparenza e l'indipendenza che è il cuore del lavoro della Corte e la capacità di ascolto e di ponderazione unite all'esaltazione della collegialità e in continuità con i suoi predecessori. Auguri di buon lavoro. Adesso desidero esprimere le mie più sentite congratulazioni, e non è una formula di mero stile, il professore D'Alberti lo sa, al professore Marco D'Alberti per la sua nomina appunto a giudice della Corte Costituzionale, augurando a lui anche un proficuo lavoro. Gli interventi che mi hanno preceduto hanno ripercorso la sua brillantissima carriera universitaria, quindi non mi ripeto sulle le tappe fondamentali. Devo dire che l'attività appunto, mi piace sottolinearlo, non si è svolta solo in Italia ma anche all'estero, come è stato ricordato, con importanti incarichi sia a Parigi sia anche in America, in particolare alla Columbia University. E soprattutto mastodontica l'attività scientifica, le più significative monografie sono già state ricordate e spaziano direi tutti i temi del diritto amministrativo, dalla disciplina del pubblico impiego al diritto pubblico dell'economia. È un'ampia produzione di pubblicazioni che pare veramente difficile tratteggiarne sinteticamente i contenuti. Ritengo solamente di citare per i più rilevanti anche per l'attuale momento storico, quelli sulla globalizzazione, il rispetto dei diritti fondamentali e le regole di mercato, dove viene in rilievo anche il decisivo compito affidato alle autorità indipendenti. Ci sono degli scritti fondamentali sulla semplificazione amministrativa, che è vista proprio come un passaggio chiave nell'ottica del miglioramento delle condizioni economiche e una più ampia fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività. La complessità e l'ampiezza dei temi affrontati nella sua attività scientifica e accademica evidenziano le profonde conoscenze che trasversalmente, questo l'hanno sottolineato anche gli interventi precedenti, toccano la maggior parte delle questioni sensibili e soprattutto anche di quelle più attuali. Ma con un elenco che ovviamente non può essere esaustivo, va ricordato anche che accanto all'attività scientifica ha ricoperto importantissimi incarichi di rilievo istituzionale, consigliere del CNEL, come è stato ricordato, presidente della Commissione per l'innovazione amministrativa, componente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, componente del consiglio dell'ISVAP e anche dell'advisory board dell'ART, dell'autorità regolazione dei trasporti. Ho avuto l'onore di far parte di una prestigiosa commissione di concorso della quale era presidente il professor D'Alberti e quindi
Le mie attestazioni di profonda stima non sono formali ed espressioni di una sorta di rituale di saluti istituzionali, ma derivano dalla circostanza di aver potuto apprezzare, per così dire dal vivo, sul campo, le notevoli doti di equilibrio, di saggezza e di pacatezza che lo caratterizzano e che rappresentano, insieme alla sua grande caratura scientifica, la dimensione di una personalità di rilievo sotto ogni profilo, umano e professionale. Per questo sono certa che il professor D'Alberti, per la sua formazione scientifica ed intellettuale e per la sua esperienza professionale, darà un fondamentale apporto all'alta prestigiosa funzione della Corte Costituzionale. A nome dell'Istituto, che ho l'alto onore di dirigere il mio personale, formulo quindi alla Presidente Sciarra, al Giudice Professor D'Alberti, ai Vicepresidenti Professoressa De Pretis e Professor Zanone e a tutti i giudici i più sinceri auguri di buon lavoro e di continuare nella grande opera di attenzione che stanno avendo al nostro sistema e al nostro ordinamento. Grazie per l'attenzione. Grazie. Io ringrazio anche a nome dei miei colleghi per questi saluti che sono stati presentati in modo così brillante, se posso dire affettuoso, a me e al nuovo giudice, e chiedo ora di sospendere per un quarto d'ora l'udienza per l'inizio dell'altra udienza vera e propria. Vi ringrazio ancora e vi saluto.